Cos'è una macchina fotografica? Però fa anche i filmati, Lorenzo. È quello che avete usato. No, quello non va, non va. Filmato perfetto. L'ho visto qui. E audio niente, non è venuto nulla. Coperto. No, è proprio la macchina che è la macchina che ha problemi. Sei adesso? Sì. Vabbè, puoi andare. Quindi vado in due. Uno. Due. E due, no? Ok Lorenzo, va bene, la rifacciamo. Eh beh, è chiaro. Purtroppo la tecnologia non è il nostro. E noi non stiamo troppo dietro alla tecnologia. Si fa desiderare un po'. Sì. Senti Lorenzo, ci parli del, appunto, ne abbiamo già riparlato, è brutto un po' ripeterlo, però ritorniamo su quella storia che ci stavi raccontando. Allora, il blues, questa musica, ecco, tu sei un suonatore di blues. Hai suonato tante altre musiche, ci parli un po' di come è iniziato il tuo amore per la musica e poi come sei approdato al blues. Beh, l'amore è cominciato perché mio padre già suonava il piano, suonava il piano e l'organo di chiesa, diciamo. E io da piccolo strimpellavo e lui mi ha detto, bene, se ti interessa comincia a studiarlo. E così ho continuato il pianoforte. Lui ti ha dato le prime nozioni proprio? Sì, poi mi ha mandato proprio a studiarlo come si deve. Fatto quello, nel frattempo stavo studiando, diciamo, anche di straforo con gli accordi del piano, riportavo sulla chitarra. È da lì che ho imparato. Praticamente sono un autodidatta di chitarra. E poi così via, guardando un po' dei video, ascoltando della musica già che mi prendeva molto, tipo ecco proprio del blues, piacevole perché sono canzoni che ti prendono, diciamo, dentro, nell'anima. Direi che sono molto triste, anche perché quello è nato, mi sembra, proprio da questi poveri schiavi di una volta per sfogarsi la loro rabbia, da quello che ho letto mi sembra, e si sfogavano con questo ed era un pianto laconico interno. Ma aveva, il blues aveva come... anche io mi è capitato di leggere qualcosa, però ti chiedo magari conferma, con un doppio significato, cioè c'era il significato letterale di ciò che si diceva e poi ce n'era un altro nascosto rispetto a quello che... Sì, lo dice la parola stessa. Sì. Dunque, adesso diciamo dall'inglese all'italiano, in inglese I'm blue. I'm blue vuol dire sono proprio giù, depresso. Ecco cosa significa il blues. È una depressione addosso che la devi scaricare o in un modo o nell'altro, suonando qualunque cosa, facendo anche il tip tap, per dire una cosa. È lì, perché uno dice I'm down and out, I'm very blue, vuol dire sono fuori, giù, è depresso. Quello è il blues. Come, diciamo, tu l'hai incontrato perché ti piaceva, cioè ci sei avvicinato perché ti piaceva? Direi che mi ha attratto molto. Direi anche che io sono anche molto uno che si emoziona facilmente. Sono certi pezzi che fanno lacrimare anche, che entri proprio come se fossi lì con loro. Diciamo, il tuo avvicinamento al blues è avvenuto in Italia? Sì, è avvenuto qui in Italia, sì, anche perché sono venuto giovanissimo io qui. E come hai fatto a cogliere, diciamo, l'essenza del blues pur stando in un paese dove sostanzialmente non mi sembra ci sia tanto blues? Oppure sono io che non conosco no, il no, sottoterra culturale? Questa è una bella domanda, giusto? Cioè tu comunque ne hai colto l'essenza profonda, o magari... Sì. Te stesso sei stato un portatore di questa essenza come, come dire, come suonatore di blues, come musicista di blues, cioè hai tu magari raccontato
sì, ecco, in due parole, perché uno, in Italia ai quei tempi là, molta gente diceva che gli piace il blues ma non lo capivano, perché lo traducevano, la loro traduzione era letterale, che perde tutto il significato. Mentre io, avendo studiato l'inglese, riuscivo a capire le cose profonde. Una parola ha un significato, mentre se uno il traduttore lo traduce in una maniera che perde tutto, come una barzelletta da una lingua all'altra. È quello. Per me il blues è una cosa che bisogna proprio viverla, direi. Come ci vuole molta concentrazione. Molta. E tu lo hai accolto e comunque praticato in questo modo? Cioè c'è stato un momento in cui hai deciso di comporre, di scrivere, di inventare? Beh, io qualcosa di mio me lo sono fatto, anzi, suonando anche fuori le strade, ti esce fuori, vedi la gente passando, tante volte ti dà anche delle emozioni buone, cattive, ti danno tante cose, e tu ti inventi degli accordi, e ovviamente che se non lo scrivi subito e non le risuoni dopo un giorno o due, le puoi anche dimenticare e ci rimani un po' male anche. Perché magari sì, ti manca sempre, sai, quel piccolo tocco di quella nota o quell'altro. Così è. Musica, rumore. Sì, è tutto musica. Sì. Anche i rumori? Rumori? È lì che esce la musica. E i rumori è una cosa che io tante volte, per accordare la chitarra, oppure se sento un'ambulanza, con l'ambulanza dico, ecco, effettivamente è vero, l'ambulanza, la sirena dell'ambulanza è un re di tonalità. E io l'ho provato tante volte, e mi accordo anche la chitarra così, con l'ambulanza, ascoltando l'ambulanza, quello è un bellissimo re. Però meglio ascoltarne la sirena che stare dentro. Questo è ovvio. Quello che è dentro forse ascolta un'altra musica. Sì. Spero che non abbia ascoltato le campane. Perché le campane si suonano quando uno è andato. Senti, quindi la scelta della chitarra è stata legata all'amore per lo strumento. Potrei anche andare in giro, concentrarmi, andare in giro a suonare magari il piano. Vabbè, oggigiorno qua dicono, vedono uno che è per strada, gli dicono ti posso dare 50 euro, mi suoni tutta la serata. Quando uno ha speso dei soldi per studiarlo, minimo il budget di un pianista si parte dai 150 in su. A serata, e questo non lo vogliono capire. Per quello che ho lasciato il piano, ho detto vai, mi piglia la chitarra, me la suono a modo mio e invento il mio blues e tutto fuori. Mi diverto di più, tra l'altro. Ti senti, diciamo, sì, libero di creare anche. Non hai, diciamo, la spada di Damocle sulla spalla, insomma. Senti, in quell'altra intervista che purtroppo non possiamo riprendere, però ora ci troviamo a farne una che ripercorre un po' le domande anche dell'altra volta, si parlava anche dell'aspetto mistico del blues, perché il blues viene definito, diciamo, in un certo modo la musica del diavolo, no? C'è questo incontro mistico spesso dei vecchi bluesmen con l'incontro al crocicchio, all'incrocio di due strade, e che come arrivare ad un bivio dove decidere in un certo modo dove andare, e c'è chi si dice addirittura
cosa puoi raccontarci di questo, Lorenzo? Di questo sì, qualcosa ho sentito, ma non penso che arrivi a quei livelli là di questa misticità, come si dice, perché io sono convinto, questa è la mia opinione personale, non penso che ci sia la storia del uno che ha venduto l'anima al diavolo. Anzi, più che altro una cosa, direi anche una specie di tirare su una cultura dei, okay, degli anziani di una volta, come riuscivano a organizzarsi, a stare da soli o con gli amici o da soli, più che altro da soli, perché quelli che hanno scritto il blues sono sempre rimasti soli a scrivere. E quelli là pensavano, dicevano, eccomi qua, infatti le parole le stesse di tanti blues lo dicono, parlano dello schiavismo, ripetendo sempre questa storia qui. Questi hanno sofferto, e molti hanno scritto, metà dicono che hanno venduto l'anima al diavolo. Io quello non lo accetterei mai da parte mia. Però diciamo l'aspetto un po' trascendentale, un po' mistico di questa musica, visto che riesce a muovere delle corde dentro la persona stessa, da farla emozionare, da farla, cioè è fortissimo questo potere. Tu pensi appartenga a tutti i tipi di musica, oppure perché magari eventualmente a questo tipo di musica? Aspetta, in questo sì, tipo sì, di musica è più marcato. Vabbè, c'è gente che si emoziona anche con un tango, okay, con un valzer, sì, non per togliere niente a questo tipo di musica. Ma ripetendo il blues, penso che ci abbia una marcia in più. Una marcia in più. Perché ho notato che tutt'oggi molta musica è basata sul blues. Le basi arrivano da lì, che poi le abbiano deviate, però c'è sempre, quello sì. E quella che è stata l'evoluzione invece, Lorenzo, diciamo nel mondo del jazz, no? Quando il blues, cioè il, diciamo, il, sì, il blues si è in un certo modo più articolato, no? Approdando pure al jazz, a queste forme espressive, diciamo, molto libere. Secondo te è stato una decadenza del blues, oppure il jazz ha raccolto bene l'essenza del blues? È il jazz che ha raccolto dal blues, ha preso dal blues, infatti le basi del jazz è sempre il blues, lì non si scappa. E poi abbiano modificato un po' la ritmica e i tempi della musica, se erano due quarti l'hanno fatto a tre quarti, diciamo così, però c'è la base, è sempre quella. Una forte matrice di blues anche nel jazz. Moltissimo, figurati, se non c'era il blues non nasceva il jazz. Che il jazz è uscito, infatti si fa, c'è tanta musica che si chiama jazz blues mischiato, c'è sempre il blues dentro. E il blues invece, che poi negli anni 70 veniva in un certo modo ripreso, diciamo, da gruppi che diventavano quasi delle icone pop, no? Cioè, quei gruppi che poi iniziavano a vendere dischi in un modo spropositato. Come vedi tu quel mondo blues che sembrava dovesse in un certo modo, anche negli anni 70, no? Il rock che si rifaceva al blues, che però diventava allo stesso tempo commercio, no? Arriva sì, a diventare un'espressione plateale di coinvolgimento totale con Woodstock, con, cioè, cosa pensi di questo? Perché Lorenzo, sembra che quello sia un momento di liberazione, però potrebbe anche sembrare assolutamente il contrario, è il momento in cui poi la particolarità di certa musica forse viene un po' meno, no? Perché viene mercificata a quel punto. Cosa pensi mercificata tu? Mercificata va bene. Io penso sempre che anche questo famoso rock usano sempre, ritornando al blues, hanno sempre gli stessi accordi del blues, la base, cioè sempre raccolto da lì, modificato, mercificata, come vuoi.
tutti i giri del blues dentro in ogni canzone. Ti ho detto, sei partito dal pianoforte e poi sei approdato, diciamo, come autodidatta alla chitarra, quindi sì, la conoscenza del pianoforte l'hai trasportata, ecco, in un certo modo su, ecco, vedi? Sulla chitarra. Uno che fa pianoforte, che studia magari anche un po' di classica, diciamo, che poi infine ascolti delle altre cose, lo fai col piano, poi dici, cavolo, lo devo trasportare sulla chitarra, questo, ecco, vedi che il blues ha ragione, sì, seguilo, l'ho seguito. E ho dovuto leggere un po' di storie loro. Sì? Mamma mia. Ce n'erano. C'è qualcosa che ti piacerebbe, c'è qualche aneddoto particolare che ti è rimasto rispetto a queste storie, insomma? Ma ce ne sarebbero tanti, però ce n'era uno. Aspetta, dove si chiama? C'era un pezzo di, ai primi tempi di Ray Charles, per esempio, che lo chiamano il cantante melodico, lui invece non era melodico, era anche lui un grande blues. Aveva fatto una canzone, The Old Man River, mi ricordo, e quella l'aveva trasportata dal blues e ha fatto un gran successo. Non dalla tradizione. Sì. Era un vecchio blues fatto da un vecchietto che abitava giù e lui l'ha trasportata e l'ha fatta. Fece un enorme successo. Quelle sono cose che mi rimangono sempre, dico, ma guarda quello, con una canzone così ti ha preso tutto il mondo. E quali sono le emozioni di cui parlavi quando suoni oppure quando senti della musica? Ti isoli molto, ti concentri con te stesso e nel frattempo, se riesci, ti ricordi le belle cose più che altro, non le brutte. Ti va di suonare qualcosa? No? Oggi no, è oggi domenica. No. Ok, fantastico. La domenica non suono. Domenica si riposa? Certo. Oh, Lorenzo, grazie. Grazie a voi. Speriamo di rincontrarti, magari ti facciamo anche altre domande in qualche altra intervista. Grazie. A disposizione. Grazie. Ciao.